Giovanotti, ragazzi, che allegria che ti mette Giovanotti, eh? Io lo amo, io posso fare la dichiarazione d'amore. Io amo ufficialmente Lorenzo Giovanotti. Anzi, facciamo un grande applauso. Chi è? Non è fan di Enzo? Guarda quanti fan, Lorenzo! Chissà se ci sta guardando. Allora, perché Lorenzo, quando io amo un cantante così, lo ascolto tanto, no? E quando lo ascolto Lorenzo, lui quando canta fa proprio delle poesie, no? Solo che quando parla, no, cioè, non vorrei, lo amo, quando parla, diciamo, si dilunga un po'. Secondo me, no? Cioè, non ha proprio il don della sintesi, no? Nel senso, perché se tu intervisti, quando guardi le interviste, no? Guardi l'intervista a Vasco Rossi. Ciao Vasco, come va? Ma c'è tu, c'è il colesterolo, c'è tutto. Quando intervistano Pino Daniele, no? Ciao Pino, come va? Anche lui, sintetico. Lorenzo. Ciao Lorenzo, come va? No, sto bene, un bene pazzesco tra l'altro, no? Un bene che mi arriva da tutto, mi arriva dai popoli, dalla gente, dall'energia, no? Dall'energia delle piccole cose della natura, come l'universo, no? Questo universo pazzesco, ragazzi, questo universo dove ci sono le costellazioni, le galassie, le stelle comete, no? C'è il sole, questo fratello sole che illumina tutto e riscalda i prati, i cortili, le camerette dei bambini delle elementari, no? Ma senza andare troppo lontano, Saturno, no? Questo pianeta pazzesco, ragazzi, questo pianeta misterioso, no? Misterioso come l'astronauta, no? L'astronauta che è questo uomo pazzesco, ragazzi, che si nutre di raggi cosmici, no? Che è un miracolo di elettronica, ma che un cuore umano ha. Ma chi è? Frankie. Un po' robot, no, ragazzi? E gli avevi chiesto come va? Cioè, ragazzi, immaginate essere vicini di casa di Lorenzo Giovanotti. Non è semplice, perché quello gli serve qualcosa la notte, no? A qualsiasi ora va a suonare al vicino. Dondo dindi dondo 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 dindi dondo. Minchia Giovanotti, vai te. No, io sono andata ieri sera, stasera. Vabbè, vado io. Ciao vicino, scusa se ti suono a quest'ora tarda dove il nostro fratello sole è andato a coricarsi dietro le montagne. E già nel cielo si vedono le costellazioni, no? Le galassie, la stella polare, ragazzo, che illumina, no? Illumina il pescatore che pesca nel mare e che si orienta con la stella polare, no? Vicino. Ma scusa se sono un po' sbrigativo. Ti volevo chiedere, vicino, hai quel minerale pazzesco, no? Quello che serve, quello che arriva dal nostro fratello sole, no? Che illumina il fratello mare e fa evaporare il mare e dà origine a questo minerale che dà sapore. Amore, prendi il sale per Giovanno. Sì, ci stavo arrivando, no? Se mi dai il tempo, perché ragazzi, comunque vadano le cose, questo, no, prendi anche l'olio e non si sa mai torna. Perché Giovanotti vive da solo a Cortona, sulla collina, lui? Oh, prima c'era il paese. Poi è andato a vivere lui, vende, si regala, si... È così. Ti voglio bene, Lorenzo, sto scherzando. Lo amo veramente. Cioè, voi avete... Perché Lorenzo fa i concerti? Perché lui per strada non riesce più a parlare con nessuno. Perché, cioè, scusa, passante? No, cioè, c'ho il treno, va bene. Ma non c'è la stazione, sì, c'è lo stesso. No, perché fai concerti? No, perché appunto non riesce a parlare con nessuno, quindi lui cosa fa? Va nello stadio, arrivano 50.000, 60, 70.000 persone, chiudono i cancelli. E lui è libero di dare libero sfogo alla sua creatività verbale, no? Avete mai visto il concerto di Giovanotti? Chi non è stato... Allora, avete per favore casualmente una giacca del concerto di Giovanotti? Così, casuale, no? Non abbiamo fatto casuale. Un applauso alla nostra Bea, ragazzi, che tra l'altro...
pazzesco come due muscoletti riescono a deviare la traiettoria delle mie pupille, no? Vai col concerto! Vai! Un pezzo fantastico, ragazzi, un pezzo che parla dell'ombelico e del mondo, no? Pensate a quanti ombelichi ci sono nel mondo, ragazzi, a quante palline di lana che si annidano negli ombelichi, no? Di queste magliette lana fuori, cotone sulla pelle, no, ragazzi? In questo mondo, no? Questo mondo che non sta fermo, ragazzi, ma che gira, no? Ma che pulsa, no, ragazzi? Ma che cavolo sto dicendo? Vai! Vai! Io penso positivo, perché la positività, ragazzi, è quella che muove i popoli, la gente, ma soprattutto l'energia, no, ragazzi? L'energia del ritmo, no? Questo ritmo che attraversa le montagne, le campagne, dove le nostre nonne cucinano cosa? Le lasagne, no? E il profumo delle lasagne dove va? Non c'è nessuno che lo sa, ragazzi. Il profumo è come il coccodrillo, no? Questo animale pazzesco, ragazzi. Questo animale pazzesco che vive nelle savane, nelle foreste, sulle magliette, no? Pensate a quanti coccodrillini vivono sulle magliette. Questo animale pazzesco che si dice mangi troppo e non metta mai il cappotto. No? È pazzesco, no? Il cappotto, ragazzi, questo indumento pazzesco fatto di lana, quella lana, quella degli ombelichi, no? E che riscalda i popoli, riscalda la gente. E per una volta lasciatemi dire, ragazzi, l'energia, no? Ma tutto questo per dirvi cosa, ragazzi? Ma qualcuno di voi ha del sale che il vicino non me lo dà più? Grazie! Grazie, bravo. Non voglio rubare altro tempo, perché comunque vadano le cose, lui passa. No, Giovanotti, frega se qualcuno è in ritardo, perché basta. E se ne frega se qualcuno va misurato. Saluta, ciao.